je ne traçais que les contours. Une esquisse déjà délicieuse. Indifférente la mente, non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante, non me ne importa di niente. Indifferente la mente, non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante, non me ne importa di niente. Di niente. Buonasera, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it oppure ci state ascoltando tramite la diretta sulla nostra pagina Facebook. Io sono Francesca, questi Indifferenti, e oggi abbiamo un nuovo cantautore nel nostro studio. Nuovo, diciamo che noi lo conosciamo già. Ci siamo conosciuti due o tre anni fa, se non sbaglio, sì. Quindi è una conoscenza amica, una vecchia un ritorno di Giovanni Conelli. Buonasera ciao a tutti. Ciao Giovanni. Allora, che hai fatto in questi tre anni? Raccontaci, musicalmente parlando. Certo, a ripensarci un bel po' di cose, perché... Vabbè, l'altra volta venni a presentare l'altro lavoro, che era Dire un'onda nell'oceano, ed ero piccolino, mi ricordo tornavo dalla Germania, ricordi. E poi nel frattempo sono successe tante cose. Innanzitutto ho deciso di rivolgere in maniera molto più specifica la mia vita verso la musica, quindi nel frattempo c'è stata l'esperienza a Milano, che mi ha insegnato tantissimo, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista proprio umano, quindi anche delle serate lì in Lombardia. Abbiamo suonato poi in giro anche a Roma, poi ci siamo ritrovati quasi per scambio in Germania, in Austria, e poi da lì sono ritornato a Napoli, adesso sono qui, ho suonato in Campania, poi sono andato a suonare a Milano, dopodomani andiamo a Lecco, poi in Puglia, quindi perfetto. Un bel giro. Certo. E hai sfornato un nuovo EP. Certo, sì. Questo è un lavoro particolare, perché per realizzarlo abbiamo fatto una campagna di crowdfunding. Quindi abbiamo chiesto a delle persone di finanziare il lavoro, no? Quindi ovviamente un progetto del genere, una prospettiva del genere apre una sorta di atmosfera diversa, no? Collettiva, di tante persone che hanno deciso di aiutarmi, anche da diversi angoli del mondo, quindi è un po' come se fosse l'EP di tutti, come dire. E nonostante ciò, però, probabilmente dal punto di vista musicale è molto più sperimentale di prima, molto più tagliente in qualche modo, e questo lo devo sicuramente alla collaborazione con Riccardo Santalucia, che è un sound designer di Milano. Quindi lui non è un musicista, fa performance contemporanee, quindi ha una visione totalmente stramba delle cose, e questo però non può che farmi contento. Insomma, abbiamo unito le due anime, quella un po' più, diciamo, autoriale, quella più sperimentale, ed è uscito sicuramente qualcosa di strano. Come mai questo titolo? Di viaggio, di fiori e di altre spine? Perché ovviamente, come ho accennato prima, questo è un disco... È nato viaggiato. È un disco che è nato in movimento, probabilmente è partito dalla Turchia, da Istanbul, e poi è arrivato in Austria. Cioè, ad esempio, Le Spine è stata scritta, la musica almeno è stata scritta in un bus, per dire, tra l'Austria e la Repubblica Ceca. Quindi è un disco in movimento, dove per movimento ovviamente non si intende solo il viaggio, cioè entrare in un aereo e andare da qualche parte, ma si intende un viaggio interiore, una ricerca in qualche modo. Quindi quando si parla di ricerca si parla anche della propria vita, no? E quindi la vita inevitabilmente dà dei fiori, ma anche delle spine all'interno di questi fiori. Quindi è un po' come riuscire a cercare se stessi tramite il movimento, riuscire a recuperare la gioia della vita, delle cose, ma riuscendo ad imparare anche dal dolore, probabilmente. Cosa c'è del vecchio Giovanni Conelli in questo EP? E invece com'è il Giovanni Conelli nuovo? Vabbè, parto dalla seconda domanda. Giovanni Conelli nuovo sicuramente ha meno paura di quello vecchio in quanto musicista, cioè, nel senso, parlo banalmente anche della performance dal vivo, probabilmente è molto più incisiva, più completa, più emozionale, e questo insomma me ne fa rendere conto sia le mie sensazioni mentre suono, sia appunto la reazione a volte del pubblico. Ad esempio, quando sono andato a suonare in Germania,
un certo punto è stato ovviamente molto difficile, no? Perché è un progetto di cantautorato elettronico in italiano, però a un certo punto ho cominciato a scorgere fra il pubblico persone che chiudevano gli occhi, ed è questa stata una cosa bellissima perché fondamentalmente significa che si sta trasmettendo qualcosa. Quindi sicuramente il nuovo Giovanni Connelly forse sa trasmettere le emozioni meglio del vecchio Giovanni Connelly. Cosa c'è del vecchio? Sicuramente la voglia di fare qualcosa di vero, com'è, senza troppi artifici, probabilmente. Quindi sì, però sono contento perché sono cambiato. Questo è bene, spero. E invece quanto sono cambiate le tue influenze musicali? Molto, molto, perché nel frattempo, diciamo, mi sono avvicinato molto alla musica medio orientale e si sente, nel disco c'è molto appunto dell'influenza araba, ma anche molto alla musica classica, all'opera, alla musica contemporanea e si sente anche questo, penso, in qualche modo. Anche non solo banalmente nella musica, ma anche nei testi. Per quanto riguarda, ad esempio, Le Spine, io ho avuto una difficoltà incredibile a scrivere il testo, ci ho messo, penso, 2 mesi. Però il momento in cui ho cominciato a scriverlo è stato perché mi sono ispirato fondamentalmente a un'opera di Debussy, che è Pelléas et Mélisande, in cui a un certo punto si dice un sole di sera dentro agli occhi. Quindi ho cambiato un po' questa frase ed è nato il testo di questa canzone, che magari dopo ascoltiamo dal vivo. Quindi sicuramente c'è un universo un po' più sfaccettato, l'interesse anche a delle cose che non nascondo, a volte richiedono molto impegno proprio intellettuale per essere magari compreso, proprio per essere ascoltato in generale. Quindi sicuramente una ricerca anche al di là di quella che è la mia abitudine. Poi ascolto anche tanta merda, ovviamente, come tutti, però, cioè, figurati, però sì. Hai alzato l'asticella, come si suol dire, No, la no. tua asticella personale, Ma comunque, quantomeno. sì, si tratta di esigenze personali probabilmente, più che di alzare l'asticella per il semplice gusto di farlo, no? Quindi magari la voglia di conoscere qualcosa di nuovo. Senza però, io sono sempre ancora molto ancorato a un certo tipo di cose, cioè alla scrittura cantautorale, all'elettronica, che ovviamente è imprescindibile. Quindi Un po' e un po', un po' del vecchio e un po' del nuovo. Io direi di ascoltare un primo brano. Facciamo ascoltare a Bibi, la numero 2, cara assistente. Quindi ascoltiamo a Bibi dall'EP di Giovanni Connelly, di Viaggio, di Fiori e di Altre Spine. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Il cuore di un altro.
passione. Giovanni Conelli, sento l'eco. Che cos'è questo effetto? Allora, parliamo un po' di questo brano. Questo è... Dove l'hai scritto? Allora, il testo l'ho scritto in stazione, cioè stavo per prendere il treno a Milano, ma il treno, cioè, non per andare chissà dove, sai, quando prendi tipo la metro così. E stavo camminavo, pioveva, cioè avevo queste parole in mente. L'ho preso un po' che l'ho scritto. È stato bellissimo. Ah, quindi di getto. Proprio così, di getto. E poi la musica è stata sviluppata successivamente. Allora, a Bibi poi c'è stato un problema, perché è venuto Gali. È vero. Era pubblicata prima di me, ma ovviamente non c'è paragone dal punto di vista della copertura, la distribuzione e tutto. Vuol dire amore mio in arabo. E diciamo, nella musica araba è una... quasi un intercalare, no? Viene spesso ripetuto, quasi in maniera malinconica, come dire, una cosa anche molto vicina più o meno alla canzone classica napoletana, come idea, questo amore che non riesci mai a raggiungere in qualche modo. E, potrebbe quindi trattarsi magari di una canzone d'amore, invece è una specie di mantra per cacciare via, in realtà, un sentimento per una persona che è rimasto, ma che è marcito in qualche modo, cioè che non si è riuscito a sviluppare nel modo giusto. Quindi è rimasto qualcosa, e questa canzone è una specie di liberazione, no? A volte dico spesso una canzone d'odio, cioè si chiama Bibi, significa amore mio, ma esprime odio totale per una persona. E diciamo, ho ripreso un po' di sonorità dal punto di vista armonico delle scale arabe, e alla fine c'è una piccola cosa presa da un pezzo di Yaria, questa band leggendaria degli anni 70, che è Luglio, Agosto, Settembre Nero. C'è una poesia all'inizio, sì. In arabo palestinese, quindi ho preso un piccolo straccio di questa cosa, anche per rimandare a tutta una sorta di idea di sperimentazione che c'era magari allora, che probabilmente adesso un po' è andata persa. Quindi diciamo, mi faccio accompagnare in qualche modo da Demetrio Stratos, almeno la sua anima in questo dalla viaggio. Dalla protezione di Demetrio. Esatto. C'è un filo conduttore fra le tracce del tuo EP? Probabilmente in qualche modo sono quattro blocchi diversi che esprimono le stesse esigenze dal punto di vista emozionale, però per me sono quattro canzoni che hanno a che fare con quattro luoghi diversi, ecco. Anzi no, probabilmente Habibi e La pelle morta sono di scuola milanese, quindi... mentre Istanbul è palesemente, diciamo, un riferimento alla città omonima, e Le spine è stata scritta, come dicevo, appunto a Vienna. Quindi anche momenti diversi della mia vita spalmati, diciamo, negli ultimi 2 anni, che però esprimono sempre una voglia di emersione proprio quasi spirituale, di voler riuscire a
ad esprimere i propri sentimenti nella maniera più liberatoria, probabilmente anche pungente possibile. Questa cosa si realizza più che su disco, nel live, perché ovviamente c'è tutta una dimensione proprio corporale, performativa che viene fuori. Quindi rappresentano varie tappe, le varie tappe del tuo cambiamento, se No, ma no, vogliamo. più che tappe si tratta proprio di piccoli fermi immagini, va? No? Chiamarli tappe magari prevede che tu debba sempre andare avanti e migliorare, ma probabilmente sono peggiorato. Cioè, non lo so, non lo so. Sono dei fermi immagini, ecco, cioè se mi dici cosa ti fa pensare le spine, a me viene in mente un'immagine di un certo momento della mia vita. Cosa ci suoni? Vogliamo un primo brano Sì, live. vi suono volentieri Istanbul. Ok, Che è anche il dopo singolo di magari ne questa EP. Ne parliamo parliamo. meglio, certo. Non ci sto più, io voglio andare a camminare sotto il cielo blu di Istanbul. Non ci sto più, ma come fanno i gabbiani a ballare sotto il cielo blu di Istanbul? Non ci sto più, io voglio andare a cantare sotto il cielo blu di Istanbul. Le donne a volare sotto il cielo blu di Istanbul, le notti cieche, i colori, gli umori ed i miei piedi scassati di viaggio, le torri immobili, l'infinito, gli automobili a vegliare su un mare di sale e di ghiaccio, sulle tue ciglia agganciate, affilate che accendono gli echi spezzati del tempo, sulle tue dita nervose che giocano nelle moschee come un bimbo distratto. Non ci sto più, io voglio andare a camminare sotto il cielo blu di Istanbul. Non ci sto più, ma come fanno i gabbiani a ballare sotto il cielo blu di Istanbul? Non ci sto più, io voglio andare a cantare sotto il cielo blu di Istanbul. Non ci sto più, ma come fanno le belle donne a volare sotto il cielo di Istanbul? Si percepisce il cambiamento. Allora, parlami un po' di questa Istanbul. Ovviamente c'è un riferimento importante a una città importante che è arrivata per me in maniera molto desiderata. Cioè io desideravo tantissimo riuscire ad andare a Istanbul e arrivarci non è stato proprio facile, nel senso che ho preso un aereo a Napoli, Istanbul e sono andato. Sono partito da Praga e ho fatto tutto un percorso per i Balcani, sono arrivato in Albania, in Grecia e quando sono arrivato a Istanbul mi sembrava quasi un pellegrinaggio della mia stessa, dei miei stessi desideri, va, facciamo così. Poi ci sono ritornato varie volte, l'ultima volta è stata proprio per girare il video di questa canzone, quindi è stato anche un po' un cerchio che si è chiuso.
Ed è sicuramente una canzone che esprime un'esigenza di libertà in qualche modo, cioè una condizione di oppressione personale che si è sublimata tramite un viaggio, ecco, in qualche modo. Quindi per me è stato un posto importantissimo e lo è, spero e lo sarà ancora nel tempo, nonostante, diciamo, i problemi politici che ci sono al momento. Le persone, almeno quelle che ho incontrato io, sono sempre state straordinarie per me. Quindi è anche un invito in qualche modo, probabilmente se l'ascolta un italiano, a riuscire a riformulare l'idea di Istanbul e del Medio Oriente, che al momento purtroppo è bistrattata in maniera anche abbastanza ingiusta. Quindi è un po' varie cose, un Chi ha po' di. girato il video? Il video l'ha fatto Gian Maria Fiorillo, che è un regista di Napoli, che in quel momento viveva a Parigi. Quindi diciamo c'è stato questo incontro, io sono venuto dove ero? A Napoli, sì. Lui a Parigi, ci siamo incontrati così, tipo dall'altra parte d'Europa, a Istanbul. E abbiamo girato questo video con Miray Beşli, che è un'attrice turca proprio. La scelta delle canzoni da inserire nell'EP è stata immediata oppure ci hai meditato un po'? No, è stata immediata, nel senso che ci sono anche tante altre canzoni che magari io suono live, non sono mai state registrate, almeno al momento, però sapevo che queste quattro volevo fare un EP, non volevo fare un disco, perché non credo di essere ancora pronto per un disco, però sapevo che questi pezzi riuscivano a racchiudere proprio esattamente l'idea che volevo esprimere, quindi è stata automatica la scelta, sì. Anche perché dal punto di vista musicale hanno comunque c'è appunto un filo conduttore abbastanza forte in questi quattro pezzi, quindi sono contento di averli scelti, rappresentano appieno l'idea del progetto. E proprio a proposito di live, ogni volta che ospito un cantautore, io faccio sempre una domanda solita perché sto facendo un sondaggio. Fra i cantautori, fra i musicisti, fra gli artisti, c'è questa diatriba. Ai live, prima di suonare un pezzo, lo si spiega o non lo si spiega? Allora, La versione di Giovanni Conelli qual è? io sono timidissimo sul palco, nel senso che ci ho messo anni per superare, diciamo, proprio la paura, no? Cioè, arrivavo là sopra e tremavo, adesso non tremo più fortunatamente, ma non parlo, cioè, nel senso, parlo molto, molto poco. Più che spiegare, mi piace molto dare magari delle suggestioni che sono vicine alla mia idea del pezzo, ma mi piace ancora di più quando una persona viene e dice: "Ah, mi è piaciuto questo pezzo su, che ne so, il supermercato." Io dico: "Ma non ho mai scritto un pezzo sul supermercato, per dire una cosa, no?" E Però ti ti rendi piace conto? il No, a confronto. me piace quando la gente capisce, intende il pezzo in una maniera completamente diversa rispetto alla mia, quindi non spiego cosa vuol dire. Certo, magari nel caso di Istanbul è evidente, però ci sono magari. A me piace scrivere in maniera un po' ermetica comunque. Quindi mi piace se le persone la prendono personalmente la cosa, cioè capiscono anche qualcos'altro, Quindi passo del fiore. quanto è cambiato il tuo live rispetto a 3-4 anni fa? Sicuramente molto più incisivo, molto più emozionale, molto più corporale, nel senso che utilizzo proprio molto più il mio corpo mentre canto, mentre suono, e si avvale spesso, questo dipende sempre ovviamente dal posto in cui suono, di visual, quindi c'è anche la parte visiva che è molto più sviluppata e curata sicuramente. Quindi è cambiato molto, ma è cambiata innanzitutto la mia attitudine mentre suono, perché prima avevo vergogna, avevo paura di farla uscire fuori la cosa, invece adesso non è più così, e questo passa sicuramente per la voce tantissimo. Parliamo un po' dell'artwork. Certo, allora, Non questa è una foto che ho scattato io a Eminönü, che è uno dei posti centrali di Istanbul. Che è bellissimo perché praticamente è l'incrocio dove si prendono i traghetti. Tu sai che praticamente ad Istanbul, al posto dei bus, cioè ci sono anche i bus, ma per andare da una parte all'altra del Bosforo si va col col traghetto. traghetto. Quindi tu entri, magari, che ne so, c'hai la fortuna di andare al tramonto, vedi questi tramonti incredibili con tutte le moschee messe in controluce, è una cosa incredibile. Quindi diciamo ci sono queste tre donne che in quel momento erano colpite dal vento, che stavano parlando fra di loro e guardavano il mare. Quindi in qualche modo è una foto che riflette molto, no? L'idea di guardare l'orizzonte, di ritrovarsi in qualche modo, si spera, fra qualche tempo ancora più avanti di quello che si è al momento.
E poi è stata diciamo confezionata, modificata ovviamente perché la foto originale non era con questi colori. E quindi in qualche modo è come se fosse un quadro, no? Visivo che rappresenta poi tutto Tutto il fatto progetto, tutto il disco. da Gian Gian Domenico Domenico Piccolo, Piccolo, che che salutiamo salutiamo, e che ringraziamo. segue diciamo, la comunicazione del mio progetto con Impronte Sonore, che è la sua agenzia. Io direi di fare un'altra pausa, ascoltiamo un altro brano dall'EP di Giovanni Conelli e tocca alla pelle morta. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Giovanni Conelli. Per quest'ultima parte di Indifferenti, con me c'è sempre Giovanni Conelli. Allora, La pelle morta. Questa è sempre una canzone di scuola milanese, Di scuola giusto? milanese. Allora, questa canzone è nata grazie ad una visione, nel senso che io esco da Milano Centrale, arrivo nella piazzetta davanti alla stazione,
praticamente questo stormo di uccelli migratori invade il cielo di Milano, cioè è una cosa incredibile, pazzesca. E tutte le persone che, sai, Milano è una città dove se non corri sei morto, no? Invece a un certo punto tutte le persone erano lì, ferme, immobili a guardare questa cosa, cioè questo miracolo della natura incredibile. E da qui è nata tutta un'idea di me in quella condizione, perché Milano per me è stata una città, diciamo, abbastanza dura, che mi ha messo molto alla prova. E in qualche modo ho sentito l'esigenza di dovermi confrontare con una figura, che è la figura materna, quindi mia madre, e di dovermi confrontare anche con la mia condizione di essere in una, diciamo, terra diversa da quella che è la mia terra di origine, e del perché ero in quel momento lì. Quindi questa canzone in qualche modo a me piace anche dedicarla a tutte le persone che sono costrette a migrare. Io non sono stato costretto a migrare, è stata la mia scelta. Infatti poi sono ritornato, però ci sono probabilmente al momento delle persone che vivono delle condizioni umane, perché poi non si tratta troppo di politica o di società, ma si tratta di umanità, di persone che devono fuggire, devono andare via, andarsene in un altro posto per costruirsi la propria vita. Ovviamente vivo la mia condizione da ragazzino, diciamo, bianco, occidentale, privilegiato, ci sono persone che probabilmente non possono farlo. Quindi ci sono anche in questa canzone vari spunti per quanto mi riguarda. A proposito di Milano, visto che in questi anni hai avuto la possibilità comunque di suonare in altri posti al di fuori della Campania, visto che se, non so se ti ricordi, ma 3-4 anni fa facevamo un discorso molto polemico, se vogliamo, sulla situazione dei locali in Campania, non so se ti ricordi quel Probabilmente. famoso discorso. Ovviamente hai potuto fare un confronto, no? Tra la realtà campana e la realtà milanese. Posso dirti che non c'è grande differenza per Quindi, quanto mi ok. riguarda, cioè nel senso, alla fine forse fare una serata è anche una questione di fortuna, nel senso se va bene o se va male. Cioè, la maggior parte delle volte che suono probabilmente viene una tempesta e quindi si dimezza la possibilità delle persone che vengono, però dopo questa si chiama sfiga, è un'altra cosa. Però in generale dal punto di vista qualitativo penso che l'Italia sia messa male, perché insomma non perché non ci siano spazi o perché questi spazi non siano adeguati, ma perché c'è una sorta di contrasto fra chi gestisce il locale e chi ci suona nel locale, enorme, cioè nel senso tu sei un mezzo per guadagnare giustamente in quel momento, però vengono svegliate tutta una serie di esigenze probabilmente artistiche, sto parlando di altro. A volte è difficile, ovviamente dipende dal posto, nel senso che ci sono state volte in cui è stato incredibile ed era Nola, oppure ci sono state volte in cui è stato terribile ed era Novara, quindi cioè, non, dipende da tante cose. Quindi hai capito che non c'è, Sì, io. non è un problema unicamente napoletano, No, no, diciamo così. Ascoltiamo assolutamente, assolutamente. il secondo brano live. Yeah, le spine. Le spine. Così poi ne parliamo. Un sole notturno dentro agli occhi, la testa intrisa d'acqua sottile, il cuore acceso dal navigare. Tra le labbra le nostre spine, un sole accecante dentro agli occhi, l'arteria segreta di una città, sulle tue spalle, tra i tuoi ginocchi, un siero ardente di verità. Sei il seme che abbevera le mie ossa, sei un volo annegato di libertà, sei il vento caldo, la sabbia rossa, sei un fiore che annienta le avversità. Cos'è ia, 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 cos'è
sole accecante dentro agli occhi, la testa intrisa d'acqua sottile, il cuore acceso dal navigare e tra le labbra le nostre spine, 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 le nostre, le nostre spine, le nostre, le nostre. In viaggio fra Vienna e Praga. E Praga. Sì, la musica. Nel la senso musica. Che questa è stata una invece canzone... per il testo hai avuto un po'... No, ma è stata in generale una canzone molto molto difficile, come si può notare, penso, abbastanza... Sì, si nota. Chiaramente, perché è una canzone che parla di un grandissimo sconvolgimento della mia vita, che è un grande amore che è arrivato. E non è arrivato, diciamo, in una maniera pacifica. È arrivato un po' in una maniera bellicosa, come dire. Quindi parla probabilmente anche della difficoltà di riuscire a entrare in un sistema a due, di scambio mutevole, di crescita, diciamo, ecco appunto di coppia in qualche modo. Quindi questa canzone tenta di esprimere appunto due lati diversi di un amore. Il primo è sicuramente un lato spinoso, l'altro è un lato floreale, in qualche modo. Quindi è stato difficile scrivere del testo, proprio perché non riuscivo ad avere delle parole adatte per descrivere un certo tipo di cose. Ma poi dal vivo questa è la canzone che, almeno al momento, mi emoziona di più, nel senso che è una sorta di ma sai, tipo quando vai in un manicomio impazzisci, poi ti riprendi, non so, una specie di viaggio veramente molto molto profondo. È molto bella. Grazie. Allora, siamo giunti... Ah, una piccola cosa. Sì. Che probabilmente non dico mai. In questa canzone, nella versione registrata ovviamente, ci sono due cose che si intrecciano, due tipi di suoni che si intrecciano. Il primo è stato registrato in una pizzeria a Napoli, e l'altro è stato registrato in un caffè tipico viennese. Ah, quindi okay. Ci sono queste voci di staviglie che sbattono, di voci che... Per me è stato un modo in quel momento di fare un omaggio a Napoli e a Vienna, che sono due città che mi fanno impazzire. Quindi una chicca per gli ascoltatori. Siamo giunti al termine, però non posso farti andare via senza le mie domande di rito. Dimmi. Allora, a parte questi urletti da fuori. Allora, contatti social, quindi dove è possibile reperire info su di te, eccetera. Allora, eccetera. Giovanni Conelli, pagina musicale su Facebook, Giovanni Conelli su Instagram, che ci dobbiamo fare anche le foto. Ovvio, ormai. Ovvio. Se non ci facciamo le foto non siamo nessuno. Poi su Spotify, molto importante, ci sono tutti i miei lavori, quindi anche su iTunes, su Amazon, tutta la distribuzione digitale immaginabile. E cos'altro? No, basta, non utilizzo altro perché per me è già molto difficile utilizzare. Quindi, se è possibile ascoltare la tua musica, di viaggio se di in parte mi hai già risposto. Sì, di viaggio di fiori d'altre spine in versione digitale si trova in streaming su Spotify e su iTunes, sicuramente. La copia fisica è la concerti. Copia fisica dovete venire ai concerti, ragazzi. E ci saranno due date prossime. La prima è a Lecco, in provincia di Lecco, a Osnago, fra tre giorni. Quindi sarà un altro viaggione da fare con l'aereo, arrivare a Milano. E poi l'altro è la prima volta che suono più a sud di Salerno, quindi anche una cosa più bella, in Puglia, a Barletta, il 21 aprile.
quindi lontano dalla nostra portata. Sì. Al momento sì, al momento sì. Giovanni, io ti ringrazio per essere grazie stato a voi, con me. Grazie a te. Torna quando vuoi. Va bene. Noi vi consigliamo il suo EP perché è veramente bello e originale, come solo Giovanni sa fare. Grazie. Vi ricordo che la puntata che è andata in onda oggi sarà disponibile nei prossimi giorni sotto forma di podcast sul nostro canale YouTube, insieme ai due video registrati, i due video live, anch'essi disponibili fra qualche giorno sul nostro canale YouTube. Per quanto riguarda Indifferenti, ci ritroviamo martedì prossimo, saremo insieme a Lana Zaro, quindi finalmente una presenza femminile ad allietare questo studio a parte me. E invece giovedì andrà in onda Metal Rock con, non ce lo ricordiamo, però con un gruppo, con un gruppo. Va benissimo, volevo fare un po' di pubblicità, ma non fa niente. Quindi giovedì prossimo ascoltate Metal Rock e a sorpresa conoscerete il gruppo ospite. Detto questo, ringrazio ancora Giovanni per essere grazie stato con me. Grazie a voi ragazzi. E ci ritroviamo martedì, ciao!